sul suo piede preferito. Hai capito Marchegiani che si inventa? Su. Comunque, ci stiamo vedendo questa bella partita. Salve, raga, Siamo la Juve, diciamo che ha fatto una buona prestazione, 3-0 per il momento. Mancano 3 minuti e mezzo e diciamo che sono contento. Oggi già ho visto una Juve un po' più aggressiva, un po' più pronunciata, un po' più Juve. C'è una piccola cosa che non sopporta ancora, quei cazzi di passare. Ehi, ha levate le mutande, te possi ammazzate, oh! Ma gli ha levate le mutande, gli ha levate, oh! Ha tirato giù le mutande! Cazzone mutande ha tirato giù! Porco Giuda! Stava col culo da fuori, stava! Ai 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 ai! Mamma mia, mamma! Guarda, questo è porno, questo è porno! Provo tutto, gli stava a tirare giù! Tutto, guarda, era tutto il mutanda, ha lasciato, disgraziato che non sei altro. Il mutandaro, il mutanda. Carco Giuda. Comunque, grande gol di Idis, grandissimo gol. Molti l'hanno paragonato a Del Piero. Aspettiamo, è bravo, aspettiamo. Ecco Chiello, è tornato anche Chiello, è venuto Chiello in dirigenza, vediamo che cazzo farà, non lo so. Comunque questa Juve diciamo che mi è piaciuta, cioè come stavo dicendo c'è una cosa che non mi piace, l'unica cosa che non mi piace è che ancora facciamo questi cazzo di passaggi indietro, che quando non ce n'è bisogno vedo sta palla che torna indietro, palla. Mi fanno incazzare, lì mi incazzo, cioè non è bisogno di passare indietro, la devi passare indietro. Comunque ha segnato McKen, poi e poi Nico il pirata, hai capito? Comunque difesa granitica, sono 5 partite ufficiali che non prendiamo un gol, questo significa che già insomma la difesa sembra sistemata. Centrocampo c'è da... E poi Vlahovic, porca puttana, ma te mangi sempre i gol, mannaggia. Io te difendo pure, spesso te difendo, ma veramente a volte sei veramente abominevole. Oh, oh, oh. Mamma mia, guarda. Stavo per far quarto. Comunque, questa è una Juve già che mi fa dire, vabbè, è PSV2, come cazzo si chiama? Guarda di merda! PV2, PVS, PSV, PVS, come cazzo per voi? PSV. Vabbè. È una squadra veramente, diciamo, mediocre, non è una grande squadra, sinceramente. C'è una squadra mediocre. Magari è diventata mediocre grazie a noi, forse. Comunque, campioni di Olanda. Hanno preso la sveglia a Torino, hanno preso la sveglia. Comunque, cioè, sto a vedere una buona Juve. Questo fa ben sperare, però diciamo, ecco, mo famo come, ecco, vi ricordate le prime del campionato? Bella Juve, poi dopo ho fatto due pareggi di merda. Questa è la prima dei Champions League, bella Juve, e poi magari faremo schifo, sai? Cioè, io sto sempre con questa paura che magari poi non ci ripetiamo. Non ci ripetiamo, quella è la paura che ho io. Perciò, vediamo un po'. Mo fra un po' gioca pure il Milan. Gioca il Milan contro il Liverpool. Pure quella deve essere una bella partita, raga. È una bella partita da vedersi. Chissà se giocherà Chiesa. Chissà se gioca. Ma saremo a vedere. Comunque, bella. 3 minuti di recupero, ma c'è la partita veramente. Che c'è da dire? Giocatori, diciamo che. Cioè, i giocatori. Io i giovani che vedo, tutti questi nuovi pure che vedo, sono dei buoni giocatori secondo me, sono giocatori all'altezza. C'è solamente ancora da riuscire a impostare certi meccanismi, perché più o meno, Madonna santa, ecco tipo questo, questi passaggi così, cioè passaggi facilissimi vengono sbagliati, capito? Cioè è quello, c'è da impostare ancora certe cose, da drizzare un po' la mira, da drizzare nei passaggi. E soprattutto pure il pressing, riuscire a fare un pressing convincente, perché cioè io li vedo a volte molto, molto come si dice, sbarellati, li vedo, non so come spiegarvi, non fanno un pressing convinto, cioè che quello, però nell'insieme va bene così, va bene così. Calulu. Andiamo, Calulu.
Cioè, pure McKenna ha segnato, che si era mangiato prima un gol della Madonna McKenna, oh. Cioè, si era mangiato un gol che dico, mamma mia, la mette sei mani nei capelli. Poi dopo, vabbè, si è rifatto, ha segnato dopo. Comunque pure Cop Miner, diciamo, ha fatto una buona, diciamo, hanno fatto tutti una buona partita. Una partita da 6,5-7, ecco. Diciamo, quella era, diciamo, tanti fanno come si dice, le pagelle, no? Io non faccio mai le pagelle sui singoli giocatori, perché io guardo sempre la squadra, non guardo mai il singolo giocatore. Se no, magari se uno ti fa una tripletta, che fai? Gli devi dare 10 a quello che ha fatto la tripletta e a quello che ha fatto l'assist, gli devi dare, che ne so, 6. Cioè, cazzate, sono cazzate. A me le pagelle non mi sono mai piaciute, mai. Io sono. Ecco. Bravo, bravo, Riccardo, bravo. Non mi sono mai piaciute le pagelle, perché la pagella, soprattutto quando la squadra non gioca bene, o magari quando la squadra gioca bene, mi serve dare un voto, credo, complessivo. Poi è normale, se uno fa veramente cagare, una merda, dice, mamma mia che schifo, fai vomità, allora lì magari può fare la pagella su uno o quei due che hanno fatto proprio vomità, non che ti metti a fare la pagella su. Ma sono cazzate le pagelle. Le pagelle le fanno per fare... Calla! No! Doveva essere inviolata! Doveva essere inviolata la porta! Cristo! 3-1! Questa è stata una grossa disattenzione, Cristo! Guardate qua, va! Cioè, però un peccato perché. Cioè, tutto solo! Cioè, tutto solo! Tutto solo! Porca puttana! Tutto solo l'hanno lasciato! Mannaggia la puttanazza! Mai concesso in tutta la partita un giocatore, vabbè, del Presidente è successo. Se sperava da tenere la porta inviolata pure in Champions per il momento, però vabbè, uguale, sulla fine abbiamo vinto, è stata una buona partita, come ho detto, e non c'è nulla da eccepire. Comunque l'arbitro fissi adesso, ecco, proprio e mi ho preso il gol proprio capito? Vaffanculo, l'unica pecca un po' negativa è questa, quel gol preso così da coglioni. Quella magari un po' la disattenzione, perché questo programma è stato offerto da Vattenaffanculo, da chi è stato offerto. Comunque ragazzi, io vi saluto e adesso inizia il Milan, ci vediamo anche il Milan. Io sono curioso soprattutto di vedere se giocherà Chiesa, non lo so, ma magari forse un tempo glielo farà fa, se entra al primo o secondo tempo, però sono curioso di vedere Chiesa, quello che fa con il Liverpool. Comunque ragazzi, contento di aver visto una buona Juve, c'è qualche cosa ancora da sistemare, sperando che poi non sia, come si dice, come l'altra volta, come le altre due partite che abbiamo fatto, un fuoco de paglia e poi ritorniamo a far schifo come la partita contro l'Empoli e contro la Roma. Questo non deve succedere. Qui voglio vedere una Juve molto concentrata e più propositiva, ok? Ciao ragazzi, vediamo, sempre forza Juve.